esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Passo laterale più pugno frontale. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, passo laterale più calcio posteriore. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare la testa. Aiutati guardando un punto avanti a te. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Rotazioni busto in piedi. 3, 2, 1, via. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop! Prossimo esercizio. Squat più passo laterale. 3, 2, 1, via! Non piegare la schiena, mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. Fai attenzione a non sollevare il tallone. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Saltelli ad una gamba con calcio. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, non saltare e poggia il piede al pavimento dopo la distensione. Non alzare o abbassare la coscia, tienila sempre perpendicolare al busto. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via!
Mantieni l'addome sempre ben contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, squat e ginocchiata laterale. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, fletti meno le gambe durante lo squat. Quando scendi non superare con le ginocchia le punte dei piedi. Fai attenzione a mantenere le ginocchia in linea con le punte dei piedi quando scendi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Squat più slanci posteriori. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali di glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Slanci posteriori in piedi. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare né piegare la schiena durante l'esecuzione. Non ruotare il bacino per favorire il movimento, in modo da non diminuire l'efficacia. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare il piede, tieni il dorso sempre ben disteso. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Affondo posteriore incrociato più slanci laterali. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, effettua solo gli affondi posteriori incrociati. Non poggiare a terra il ginocchio della gamba posteriore per non diminuire l'efficacia dell'esercizio.
non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o arcare la schiena durante l'esercizio. Non superare la punta del piede con il ginocchio anteriore per evitare danni alle articolazioni. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali in piedi. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, tieni entrambi i piedi poggiati a terra prima di sollevare la gamba. Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare la testa o rischi di perdere l'equilibrio. Guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Jump, jump, squat. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non saltare lateralmente e quando risali dopo lo squat, solleva leggermente un piede da terra. Fai attenzione a non superare con le ginocchia la punta dei piedi, così eviterai eventuali problemi alle articolazioni. Per inarcare la schiena durante i salti, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Non ruotare le gambe verso l'esterno o l'interno. Le ginocchia devono essere in asse con le punte dei piedi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Sumo squat ad una gamba. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, poggia entrambi i piedi a terra. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio.
non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno, tienile sempre in asse con i piedi. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Via! Prossimo esercizio. Slancio i posteriori carponi con incrocio. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui gli slanci posteriori senza incrociare le gambe. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non poggiare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così manterrai costante la contrazione. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare lateralmente il bacino per favorire l'incrocio delle gambe. La schiena deve essere sempre ben dritta. Controlla il movimento per massimizzare l'efficacia dell'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Sforbiciate. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia la schiena ed esegui le sforbiciate con le gambe a 90 gradi. Non dondolare durante l'esercizio, per riuscirci mantieni l'addome ben contratto. Non sforzare il collo, guarda un punto fisso avanti a te per aiutarti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Incrocio gambe supini. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, mantieni le gambe a 90 gradi e non incrociare i piedi. Uno, stop! Prossimo esercizio. Crunch incrociato in piedi più pugno frontale. Tre, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non sforzare il collo, aiutati guardando un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Sumo squat più crunch laterale. 3,
2, 1, via! Se non ce la fai, scendi meno nella fase di squat. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Plank con scalata. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare la schiena, mantienila parallela al pavimento. Contrai l'addome per avere maggiore equilibrio. Non piegare e marcare il collo durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Twist a terra. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia la zona lombare al pavimento e tieni sollevate solo le spalle. Fai attenzione a ruotare solo il busto, per aiutarti mantieni lo sguardo fisso di fronte a te. Tieni gli addominali sempre ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Crunch più pugno laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui solo il crunch. Non sforzare il collo quando sollevi le spalle. Per mantenerlo rilassato, puoi aiutarti guardando un punto fisso sul soffitto durante il movimento. Fai attenzione a non sollevare mai la zona lombare da terra per evitare problemi alla schiena. Per riuscirci, mantieni gli addominali sempre ben contratti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Squat e pugno laterale. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, fletti solo leggermente le gambe prima della torsione. Quando scendi, non portare le ginocchia più avanti della punta dei piedi.
Fai attenzione a mantenere le ginocchia in linea con le punte dei piedi quando scendi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, crunch incrociato a gamba tesa. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Non sollevare mai la zona lombare dal pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non aiutarti facendo forza sul braccio che resta a terra. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali in plank. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, effettua solo gli slanci laterali. Non abbassare o sollevare il bacino. Testa, spalle, fianchi e piedi seguono una linea immaginaria. Per riuscirci, contrai gli addominali. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. Non guardare il pavimento, fissa un punto avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Plank alta più slanci posteriori. Tre, due, uno. Via! Se non ce la fai, resta in plank. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. Non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Fissa sempre un punto sul pavimento. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali più slanci frontali. 3, 2, 1, via. Non tenere dritta la gamba d'appoggio, piegala per avere maggiore stabilità. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. Non muovere la schiena, testa, spalle e bacino devono essere sempre in linea. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Non ruotare le spalle, tienile sempre perpendicolare al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali sul fianco, gamba a 90 gradi. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, poggia la gamba quando la porti giù. Non muovere la schiena. Per stabilizzarti, poggia la mano davanti al busto. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino con una gamba appoggiata.
3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia entrambi i piedi al pavimento. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino pulsato. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, esegui dei sollevamenti semplici. Non inarcare eccessivamente la schiena. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Tieni i piedi sempre ben saldi al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Allungamento lombare. Tre, due, uno, via! Fai attenzione a non inarcare la schiena. La zona lombare deve essere perfettamente aderente al suolo. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Allunga le braccia lentamente per evitare problemi alle articolazioni. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching quadricipiti. Tre, due, uno, via. Il ginocchio della gamba posteriore non deve toccare il suolo durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due,
1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! La gamba posteriore deve essere ben distesa per allungare il quadricipite. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, stretching abduttori. Tre, due, uno, via. Non sollevare le spalle dal pavimento durante la rotazione. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non forzare la rotazione, fermati quando senti di aver raggiunto il limite. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.